Per quanto tempo si deve continuare a derogare il contributo di mantenimento ai figli anche dopo che sono cresciuti? Ecco, a tutte queste serie di domande daremo risposta in questo video, subito dopo la sigla. L'assegno di mantenimento nei confronti della ex moglie, ormai per giurisprudenza costante, è di tipo perequativo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente che si deve, per così dire, aiutare, la moglie non già a mantenere il regime, di vita precedente, cioè durante il matrimonio. Questo è un orientamento ormai abbondantemente superato, con diciamo, la decisione della Cassazione Sezioni Unite del 2018, numero 18.287. Si deve invece far sì che, in genere si tratta delle ex mogli, sia adeguatamente consentito alle stesse di venire, per così dire, retribuite per l'attività compiuta in vigenza di matrimonio e che ha consentito al patrimonio della famiglia di accrescersi. Quindi se si sono dedicati in particolare alla famiglia, ai figli, eccetera, alla casa e nel frattempo il marito lavorando ha incrementato in maniera significativa il patrimonio familiare, l'assegno nei confronti dell'ex moglie deve essere adeguato in base a quanto effettivamente il patrimonio familiare sia cresciuto durante il matrimonio. Quindi, fondamentale, superare il principio, perché la Cassazione ormai da tempo lo dice, del mantenimento del regime di vita precedente. Con una sentenza del 23 luglio 2020, e in particolare il numero 15.774, si è adeguatamente stabilito questo principio e in particolare la Cassazione ha proprio annullato una sentenza delle corti di merito che invece aveva continuato ad applicare il principio del mantenimento del tenore di vita. La Cassazione altresì ha stabilito che nel liquidare l'assegno in favore dell'ex coniuge si deve tenere conto esclusivamente di quello che è stato l'incremento patrimoniale della famiglia che si è andata a sciogliere col matrimonio e quindi sono irrilevanti quelle eventuali donazioni oppure quel diciamo, accrescimento di patrimonio che sono avvenuti a causa, ad esempio, di donazioni da parte di genitori di uno dei due coniugi. In particolare la sentenza che ho citato ha stabilito che era errato caricare un assegno molto pesante nei confronti dell'ex marito a favore dell'ex moglie sulla scorta del fatto che la famiglia d'origine di costui fosse particolarmente benestante. La Corte di Cassazione ha detto che non si deve tenere conto di questo tipo di patrimonio derivante dalla famiglia d'origine. Veniamo infine alla valutazione di qual è l'assegno di mantenimento nei confronti del figlio. Ecco, in questo caso il principio del mantenimento del tenore di vita durante il menage familiare invece rimane, cioè il figlio ha diritto a poter, diciamo, vivere con il regime che c'era durante il matrimonio. Quindi, in caso di famiglie benestanti dove effettivamente ai figli fossero garantite regimi di vita particolarmente intensi e costosi, in questi casi il figlio ha diritto ad ottenere un assegno dai genitori o in particolare dal genitore che produce redditi che sia adeguato a mantenere il regime di vita precedente. Quindi, secondo la Cassazione, lo stesso principio del mantenimento del regime di vita non vale per l'ex coniuge, ma vale per il figlio. Ultima questione importante è fino a quando si deve continuare a erogare l'assegno di mantenimento nei confronti del figlio. E qui abbiamo una interessante sentenza del 14 agosto 2020, numero 17.183, la quale ha stabilito una serie di paletti e di situazioni. Anzitutto, fondamentale è che compete al figlio che chiede il mantenimento dimostrare tutta una serie di fatti ed eventi che danno diritto a lui ad avere questo mantenimento. La Corte di Cassazione ha stabilito che ovviamente è sempre dovuto fino alla maggiore età, quindi fino ai 18 anni, ma da lì ci sono tutta una serie di, da quel momento ci sono tutta una serie di elementi che il figlio deve dimostrare per poter ottenere dai genitori il pagamento di un assegno.
e quindi deve dimostrare che sta ancora studiando, ma con profitto. Quindi la Cassazione sostanzialmente ci dice che i nulla facenti o chi è iscritto alle scuole e università, tanto per perdere tempo, non hanno diritto più ad avere l'assegno di mantenimento. Ci dice la Cassazione che ovviamente anche un figlio maggiorenne o comunque con un'età non più particolarmente tenera ha diritto all'assegno se ha delle disabilità fisiche, quindi in caso di fragilità del figlio stesso. Ovviamente avrà diritto ad avere il mantenimento per un po' di tempo dopo aver cessato gli studi, un tempo ragionevole per potersi trovare un'occupazione. Avrà diritto ad ottenere un assegno anche se riesca a dimostrare di avere veramente fatto tutto il possibile, quindi di essersi impegnato in maniera importante per ottenere e trovare un'occupazione senza esserci riuscito. La Cassazione ci dice altresì che più ci si allontana dalla maggiore età, quindi dai 18 anni, e quindi man mano che si cresce e si va verso i 30, il diritto tende ad affievolirsi e quindi dovrà essere poi il figlio a dimostrare in maniera molto molto rigorosa di non essere riuscito, non per sua colpa, a essere privo di capacità reddituale. Bene, come sempre, se questo video vi è piaciuto, mettete il like, iscrivetevi al nostro canale, ogni commento ovviamente è sempre ben accetto e alla prossima.